Buongiorno a tutti, buongiorno a tutti e bentornati in un nuovo video, benvenuti a tutti i nuovi iscritti. Eccomi qua tornata con un nuovo video, sono molto contenta di girarlo perché ho acquistato una box sorpresa su Etsy ed è a tema Disney, quindi direi che la possiamo aprire insieme. Ragazzi, allora eccoci qui tornate con un nuovo video unboxing, sì. Allora, sono stata sull'applicazione Etsy mi sono imbattuta appunto mentre cercavo cose che non mi ricordo, devo dirvi la verità, neanche che cosa. Mi sono imbattuta appunto in box sorpresa che creano direttamente le venditrici su Etsy, quindi ci sono delle box. Si sceglie il tema, ovviamente io ho cercato box sorpresa Disney, mi sono capitate un sacco di box, questa mi pare di averla pagata intorno ai 25 euro, compresa la spedizione, non mi ricordo, comunque era la prima volta che acquistavo questa box e quindi mi sono un po' contenuta, insomma, quindi adesso io non l'ho ancora aperta, non so assolutamente che cosa c'è all'interno, ho solo tolto l'involucro che la conteneva e basta, e quindi adesso andiamo a vedere appunto che cosa contiene. Molto probabilmente appunto loro creano delle box, non lo so, in base al prezzo, e buttano all'interno delle box delle cose a tema tot, quindi c'era anche tema Frozen, tema Stitch, tema vabbè, e io ho scelto invece tema Disney, quindi adesso vediamo un po' che cosa c'è all'interno della box. Ma prima di iniziare il video mi raccomando, se questa tipologia di video unboxing, buste sorpresa, box sorpresa vi piace e ne voleste vedere delle altre sul mio canale, mettete un like qui sotto, mi raccomando, e se non siete ancora iscritti al canale invece fatelo con il tastino qui in basso e attivate anche la campanella, così tutte le volte riceverete le notifiche relative ai nuovi video in uscita. Seguitemi su tutti i social, ve lo dico sempre, Instagram, TikTok, Vinted e anche Telegram. Su Telegram non sono molto presente semplicemente per il fatto che su Telegram vi vado a inserire delle promozioni che trovo molto interessanti, oppure i capi che metto in vendita su Vinted ve li faccio vedere anche lì, quindi mi raccomando, seguitemi un po' ovunque. Oggi sono riccia, un po' ricciandante, quel mosso che non si capisce, e ho messo sto maglione che fa troppo caldo oggi, veramente, a me che l'idea che di essermi messa sto maglione, vabbè. In ogni caso è un crop, è un maglioncino crop, questo qui così, corto, con le maniche un po' sbuffo, fatte così, mi piace tantissimo, e questo maglioncino qui è di luna chiara. Oggi non è che sia molto molto in forma per quanto riguarda gli occhi, ieri mi sono truccata per andare al lavoro mercoledì, cioè oggi è giovedì, sto registrando questo video, ieri che era mercoledì mi sono truccata gli occhi provando dei prodotti differenti da quelli che metto solitamente, e ho messo anche dei viola sugli occhi ieri e purtroppo deve avermi dato fastidio qualcosa. Infatti già ieri sera, tutto il giorno mi lacrimavano, ieri sera quando sono tornata a casa subito la prima cosa che ho fatto è lavarmi le mani e struccarmi, perché non ce la facevo più, quindi prima di cena mi sono subito struccata e gli occhi tutta la sera mi davano fastidio, erano appiccicosi eccetera. Stamattina ovviamente tutta la notte, vabbè, ho dormito normalmente, stamattina mi sono svegliata con due occhi gonfi così, tutti rossi. In realtà lo so che magari se non mi truccavo era meglio, però sinceramente un pochino di trucco, avevo degli occhi gonfissimi, rossissimi, sinceramente andare così che sembrava uno zombie a lavorare non mi sembrava proprio il caso, ecco. Lavorando in farmacia non vorrei che la gente scappasse anziché entrare in farmacia appena mi vede, scappa dalla paura, ecco. Ok, che ci stiamo avvicinando ad Halloween, però non era il caso, insomma. E quindi ho truccato leggermente gli occhi, ho messo soltanto un po' di dorato e ho fatto la riga di eyeliner e ho messo un po' di mascara, poi ho tirato un po' su le labbra e le ho colorate un pochino di più, insomma. Comunque, bando alle ciance, sto morendo di caldo, quindi vi volevo dire questa piccola cosa che vi ho già accennato su Instagram, però vabbè.
Altra cosa, unghiette nuove. Per chi non mi seguisse su Instagram, le avevo già anticipate su Instagram. Mi sono fatta le unghiette nuove. Quando mi dite non puoi fare un video dove ti fai le unghie, sì, mi piacerebbe molto. Il problema è che io quando mi faccio le unghie le faccio nei momenti morti della giornata, cioè di sera mentre guardo la TV. Mentre guardo le serie TV, la sera mi metto lì e mi faccio le mani. Ecco, quindi non è proprio bellissimo dover mettere la telecamera, anche vedere se riprendo bene, se riprendo male, perché durante il giorno non riesco a farmi le mani. L'unico momento che ho disponibile è la sera mentre sono sul divano a guardare la TV. Quindi questo è, le ho fatte diverse, quindi la forma è differente, e le ho fatte tutte in sfumatura, quindi sulla stessa tonalità ma in sfumatura. Mi piacciono tantissimo. Allora, direi che ho parlato già fin troppo, ecco, insomma, quindi direi di aprire la box. Allora, intanto possiamo vedere questa box qui, che secondo me questi colori che sono tutti schizzati, secondo me è stata creata apposta, perché ha creato questo punto interrogativo con questi schizzi colorati fucsia su tutta la box. E poi c'è uno sticker di Topolino un po' in rilievo, quindi questo deve averlo appiccicato, ma non credo sia uno sticker, credo sia in vinile questo coso qua, stampato magari con la silhouette portrait, quelle robe lì. Vabbè, comunque la box è questa, sono curiosissima, non so assolutamente che cosa ci sarà all'interno. Vediamo di fare danni. Ok, allora, è già una cosina carina. Allora, la box è fatta così, è tutta ricoperta da questa carta, carta? Sì, pezzettini di carta. Bene, io lo so già che adesso butterò tutto per terra, e poi stasera quando torno Orazio mi dice ma non ho capito, ma c'è stata una festa qui dentro? No, in realtà ho aperto una box sorpresa. Allora, vabbè, apriamola un secondo. Io, ragazzi, la metto sul letto perché veramente non vorrei fare danni. Allora, vabbè, la prima cosa che pesco e che si vede, allora troviamo una matitina di Frozen. Cioè, certo che se ho pagato la box quello che l'ho pagata e poi all'interno ci sono matite da un euro, stai calma, vabbè. Matita di Frozen, vabbè, le matite sono sempre utili, mi piacciono tantissimo, le metto sempre negli astuccetti, quindi matitina di Frozen, molto carino, uno dei cartoni animati, dei miei cartoni animati preferiti, Frozen, sì. Sì, direi di sì. Allora, ultimamente mi piace tantissimo e sono innamorata persa di quel cartone. È Coco. Io Coco lo adoro, lo riguardiamo sempre, soprattutto anche nel periodo di Halloween. A noi piace un sacco guardare Coco, e a me piace in particolare, sono veramente innamorata di quel cartone, quindi ultimamente il mio cartone animato preferito è Coco, esattamente, quindi vabbè, non so se vi potete interessare, ve l'ho detto lo stesso. Comunque, allora dai, andiamo avanti, peschiamo cose. Allora, peschiamo, che cos'è? Allora, togliamo la carta. Allora, qui ci sono, secondo me, allora, questi affarini di legno, troviamo, così, c'è scritto table coasters. Non badate al mio inglese, perché l'Ale l'inglese sì, l'ha studiato a scuola, perché ha fatto un linguistico, però ho fatto le scuole nel 15-18 e di conseguenza, non chiacchierandolo più, ecco, l'inglese l'ho perso, e soprattutto tra un po' non mi ricordo neanche come la traduzione di cat, ecco, per darvi un esempio. Comunque, allora, a parte gli scherzi, comunque secondo me questi affarini qui sono i sottobicchieri, secondo me sono sottobicchieri, perché per forza. Ma che carino, sono diversi. Oh, allora, troviamo il primo che vi faccio vedere, è questo qui con brontolo. Io sono molto brontolo, ecco, mia sorella mi chiama cucciolo da anni e anni che furono, ma il mio brutto caratteraccio, perché sì, sono gentile, sono carina, però a volte ho un carattere bruttissimo e me ne rendo conto effettivamente, però ce l'ho brutto e non ci posso fare niente, e quindi a volte sono molto molto brontolo, e quindi questo potrebbe essere il mio. Insomma, c'è scritto Grumpy before my coffee.
Vabbè, questo è secondo me un sottobicchiere, un sottotazzina, comunque, vabbè, questo qui. Poi abbiamo Trilli, eccola qui, carinissimo, sono tutti intagliati, ma è bellissima questa cosa qui. Vabbè, sono tutti intagliati. E poi abbiamo la tazzina con scritto BDD Body Boom. No, BDB, BDB? Sì, vabbè, quello. In ogni caso è quello lì, quindi di Cenerentola. Che carini questi. Li voglio utilizzare, assolutamente, sono da utilizzare. Poi, altra cosa che pesco è uno sticker, tipo quello che vi ho fatto vedere di Topolino sulla scatola. Lo troviamo di della carica dei 101 con il cagnolino, con l'osso. Che carini, questi qua sono da attaccare un po' ovunque, anche sull'agenda, sulle cose anche un po' di plastica, sui bicchieri, sulle tazze. Se volete fare una tazza, un bicchiere differente, potete andare ad attaccare questi affari qua, che sono, credo, in vinile. E sono i trasferelli, io li chiamavo così all'epoca, non so se si chiameranno così anche adesso. Comunque sono i trasferelli, quindi quando voi andate... sono come quelli, ecco, adesso ve lo dico, sono come quelli che avete visto nel video di quando mettevo i nomi sui barattoli, quindi tutti i barattoli, tutti etichettati, sono tutte le etichette, erano fatte esattamente così. Quindi la parte adesiva va a attaccare tutto il disegno, e poi la parte adesiva la incollate sul vostro bicchiere o sulla vostra tazza, e poi rimuovete la parte trasparente, e quindi il disegno rimane incollato esattamente sul bicchiere o sulla superficie, appunto, che volete, dove volete inserirlo. Poi andiamo avanti, io pesco a caso, allora, che carino. Allora, troviamo questa bustina con un cuoricino all'interno, appunto è un portachiavi, ok, portachiavi carinissimo, con una nappina, eccola qui, e un cuoricino rosso con la scritta Love, sempre in vinile dorato, con Topolino, quindi la O di Love è Topolino, bellissimo. Anche questo qua lo andrò a toccare alle mie chiavi, che adesso vi devo anche far vedere due cose per quanto riguarda anche AliExpress, che mi sono arrivate sempre riguardanti Disney, quindi ve le ho volute inserire qua. Poi, allora, andiamo avanti. Allora, troviamo un altro, credo, portachiavi fatto così, in legno, con questa catenella a pallini, fatto così in legno, e ci sono tutti intagliati i topolini, le faccine di Topolino. Anche questo è tutto in legno? Ma perché tutto in legno? Vabbè, non lo so. Vabbè, questo. Poi, andiamo avanti. Troviamo, che bella questa, la scritta di Disney. Wow, allora c'è il mio nome, perché in realtà c'era da personalizzare, ad esempio se c'erano cose da personalizzare c'era da inserire il nome, allora io ho inserito il mio nome se c'era da personalizzare qualcosa, e mi ha mandato il mio nome scritto un po' come se fosse la scrittura della Disney. È stupendo, me lo attaccherò qua così la gente sa che mi chiamo così, e non mi chiameranno più Alessia, perché forse non è ancora chiaro mi chiama Alessandra. Comunque, no, nome, lasciamo perdere, anche ragazzi che conosco, amici, cioè amici, conoscenti che conosco mi chiamano Alessia, ma porca miseria, cioè, ho 33 anni, mi sono sempre chiamata in questo modo. Vabbè, niente, questo è un piccolo dettaglio, le gioie della vita, manco quello perché ti chiamano in un altro modo. Bene, allora troviamo poi un altro stickers, ma ragazzi, ma io ho pagato veramente 25 euro, adesso ve lo dico con precisione, ma io ho pagato questi soldi per degli stickers che me lo potevo fare io con la mia silhouette. Ok, che non sono in grado di usarla perché non sono capace di utilizzarla, quindi vabbè, spero di riuscire un giorno, ma tutto questo per degli stickers. Vabbè, bene, un altro stickers, questo qua bellissimo tra l'altro, io ho comprato fatto così la fustella per utilizzarla con la Big Shot, e quindi è lo stesso identico disegno, mi piace moltissimo. Vabbè, questo qua lo attaccherò sicuramente da qualche parte, bellissimo, con Topolino e Minnie con il castello Disney, stupendo. Allora, intanto vi cerco effettivamente quanto ho pagato la box, perché veramente cioè,
Non lo so. Allora, andiamo su Etsy. Ok. E vediamo quanto ho pagato la box. Nel frattempo ho anche la cover fantastica che avevo acquistato centinaia di anni fa su AliExpress. E quindi ho voluto mettere questa, ma in realtà ce l'ho da qualche giorno. Allora, dove saranno? Il mio carrello? Non penso. Io, i miei acquisti, forse. Ma sti cavoli, l'ho pagata 31,50. Cioè, vabbè, 31,50 per sta roba qui. Ok, gli intagli in legno. Io non so se questi qua li ha fatti lei, gli intagli, oppure li ha comprati già fatti. Però 30 euro, un colpo al cuore. Vabbè, niente, andiamo avanti. Qua c'è solo carta, vabbè, ho trovato un pacchetto chiuso. Che cosa ci sarà all'interno? Ragazzi, io vedo sempre cose in legno. È un gioco. Allora, penso sia come il Tris. Si chiama Tris? Sì, il Tris. Allora, qui abbiamo la nostra placchetta con scritto Disney in legno, quindi abbiamo 3, 6, 9 riquadri, eccoli qua. E all'interno troviamo le nostre pedine. Ne troviamo sia di Minnie, così, sia di Topolino. Cioè, ce ne sono e ce le ho tutte qua, le nostre pedine. Un gioco in legno, bene. Ma tutto in legno, io mi aspettavo dei portachiavi tipo quelli di AliExpress, cioè la box sorpresa se me la facevo io era meglio. Compravo la roba di AliExpress, la mettevo dentro una busta sorpresa, poi facevo, che bello, mi è arrivato questo. Bene. Allora, e vediamo che dopo tutta sta carta troviamo un qualcosa in tessuto, perché è morbido e c'è un affare. Ah, sotto c'è anche dell'altro, ma sempre in legno. Cioè. Allora, prima di farvi vedere l'affare in tessuto, un altro portachiavi in legno, questa volta con Minnie. Tutto in legno, bene. Sì che mi piace il legno, però. Allora, penso sia una maglietta. Ho dovuto anche inserire delle taglie, ecco sì, la mia taglia, però boh. Questa è una L, io leggo scritto qua L. Ok. Ok, la maglia probabilmente mi può anche fare da vestito. Tutta bianca con il disegno di Minnie con tutte queste roselline, eccetera. Mi ricorda molto La Bella e la Bestia, con queste rose dorate, però vabbè. Probabilmente si riferisce un po' anche alla Bella e la Bestia, però questa è Minnie. Allora, ok, questa è la mia faccia sconcertata di questa box di 31,50 euro. Meno male che è compresa di spedizione, perché se dovevo comprare anche le spese di spedizione. Allora, che dire, per 31,50 euro mi aspettavo qualcosa di più, perché comunque la box non l'ho pagata poco, ero convinta di meno, invece no, la box non l'ho pagata poco e boh, nel senso, per una t-shirt che in realtà questa l'avranno pagata veramente 2 euro e poi il disegno sopra, ok. Poi, ste robe in legno, ok, il legno costa, però non lo so, ecco. Stickers, cioè stickers, cioè, ho pagato meno le scritte le ho pagate 1 euro, e io pago sta box 31 euro per cosa? Per una matita anche. Pensavo ci fosse qualcosa di meglio. Niente, le gioie dell'Ale sono sempre lontane, le vedo là e mi deridono perché continuano a ridacchiare laggiù in fondo e io sono molto triste, ecco, insomma, niente. Vabbè, questa è la box che ho preso su Etsy. Perché ora,
La box, le box non saranno tutte uguali, quindi di conseguenza se acquistate la box sicuramente non troverete le stesse cose, spero. Se volete, io qui sotto in info box comunque vi lascio il link se qualcuno volesse acquistarla. Io non ve la consiglio a questo punto, perché sinceramente è tutto in legno, che cosa me ne faccio? A parte, veramente la cosa che mi è piaciuta di più in assoluto sono i poggia bicchierini, poggia tazzina, la maglietta, ma niente di particolare, me la metterò come pigiama praticamente perché è molto lunga. Quindi questo, forse questo con Minnie perché l'altro non mi piace. Il giochino sì carino, la matita utile, il giochino carino, ma chi caspita ci giocherà? Io no, di certo. E magari questo da attaccare giusto a delle chiavi, però niente di particolare, insomma. Vi faccio però vedere due cosine super super carine che invece ho preso su AliExpress e mi sono arrivate. In realtà non volevo fare un video dedicato, ecco, perché ultimamente sto comprando qualcosa, non qualcosa, cioè non si capisce bene. E poi ho acquistato delle cosine su AliExpress magari da aggiungere come pensierini, io già sto andando avanti per Natale, eccetera. E ho preso due cose fighissime. Allora, il primo portachiavi, sono due portachiavi, allora le ho già attaccate alle chiavi. Allora, il primo portachiavi è questo qui, morbidoso, è un peluscino praticamente con la manina di topolino, è stupenda, bella cicciottosa, con il fiocchetto. In realtà credo che questo qua sia il fiocchettino di Minnie, quindi stupenda, bellissima, con tutte le rifiniture in oro. L'altro che ho preso è un portachiavi altrettanto figo, perché è questo qua di Stitch. Ora ci ho attaccato il cosino per aprire il portone, la chiave del portone. Allora, questo qua di Stitch che cosa fa? È Stitch che è molto molto rigido, in realtà è durettino, cioè è sempre in peluscetto però è duro. Qui si va ad attaccare la chiave e praticamente esce fuori il filo, quindi è allungabile. Questa cosa qua è finissima. Ero indecisa se attaccarci il badge della palestra, insomma, perché ce l'ho, almeno ce l'ho con questa fara allungabile, è una cosa figa. Però alla fine, ora magari ne comprerò un altro, alla fine ho attaccato la mia chiavettina appunto del portone, e quindi è veramente veramente fighissimo, cioè è stupendo. Io amo Stitch, e questo, poi questo peluscettino qua fatto a manina, è veramente veramente bellissimo, mi piace un sacco. Ecco, io mi aspettavo dentro a questa box di trovare delle cosine così sfiziosele, e invece mi tocca comprarle su AliExpress. Sì che poi danno comunque gioia le cose che si comprano su AliExpress, perché tutta la roba che ho preso è sempre stata bellissima, ecco, cose sfiziose, ha un sacco di cose di Disney. Ora ho acquistato delle cosine molto molto carine, spero di riuscire a farvi vedere magari veramente in un video haul a parte, quindi facciamo uno spacchettamento AliExpress. E però invece in questa box è stata un po' una delusione, ecco, 31 euro un po' buttati nel water. Vabbè, niente, lo sapete che la Ale fa questi tentativi, poi si pente. Ecco, la Ale si è pentita di aver preso questa box. Comunque, lasciamo stare. Io, ragazze, spero che il video vi sia piaciuto e vi abbia tenuto almeno compagnia, ecco, avere, e vi sia piaciuto aprire questa box con me e vedere appunto la mia reaction. No, buona la mia reaction è stata, comunque, vabbè. In ogni caso, ragazze, noi ci vediamo in un prossimo video, continuate a seguirmi, io mi vado a togliere sta maglia che sto facendo la sauna nel frattempo. Noi ci vediamo in un prossimo video, vi mando tanti super mega bacioni e ci vediamo alla prossima, ciao!